Welcome back to my channel. Ok, il telefono squilla intanto. Se vedete un uomo morto là dietro con dei tacchi, non è successo nulla. Non l'ho ucciso con i tacchi, non vi preoccupate. Oggi ho un'altra esibizione, ma questa volta con il mio coro di gospel. E praticamente, ragazzi, ci esibiremo. Vabbè, quello che è in italiano. In una chiesa, e questa chiesa si trova a Shibuya, ragazzi. Quindi io non lo sapevo, ma si trova ben 5 minuti a piedi dalla stazione di Shibuya. Quindi se anche voi, non so, non voglio offendere nessuno, ma se siete dei religiosi e volete pregare in quel giorno, e magari dite: ma dove andrò? Ma ci sarà mai una chiesa a Shibuya dove io posso pregare il Signore? Bene, ragazzi, sì, c'è. E quindi oggi, ragazzi, vi farò vedere questa chiesa, che non so come sarà perché è la prima volta che vado, e vi faremo vedere anche la nostra esibizione. E, diciamo, è un coro gospel, e quindi il gospel si sa, anche se sinceramente gli americani ci vanno giù parecchio, diciamo così. Io ho joinato questo coro, io mi sono unita in questo coro perché, diciamo, per migliorare e anche per cantare in un gruppo, visto che è, diciamo, c'è anche il Chorus Project, che praticamente è con la NHK, con la TV NHK, ma ho deciso di non partecipare perché non mi interessa. Il mio obiettivo finale non è quello di essere in un coro, quindi ecco perché ho deciso di scartare quell'opzione. Ed ecco perché ho deciso magari invece di partecipare a quello del gospel, che comunque sia le musiche, anche alcune musiche mi piacciono sinceramente. E quindi, ragazzi, non ci perdiamo in chiacchiere e andiamo a vedere questa chiesa a Shibuya. Un po' un casino, eh. Comunque sia, mi sta mettendo un po' soggezione questa scalinata che è altissima. Oddio, ragazzi, mi sto sentendo male. Questa è la chiesa che troverete a Shibuya, quindi praticamente, ragazzi. Queste sono le serie. Comunque, allora, ragazzi, dicevo che forse sono stata un po' troppo allarmante, però è una cosa che io non farei magari tutte le domeniche. Quindi io devo vederlo più a un livello, scusate il casino dietro, vabbè. Si sentiranno chum, cham, chin, chum, bom, dum. E praticamente lo devo vedere più a livello musicale, però sicuramente non è il mio mondo, quindi con tutto il rispetto per chi lo fa e per chi lo ama. Quindi, diciamo, questa è la vera cosa, perché comunque sia il gospel si fa maggiormente in chiesa, e quindi mi farà riflettere ancora di più, anche perché sto prendendo alcune decisioni, quindi lo saprete in futuro. Quindi, ragazzi, è tutto per adesso, vediamo le situazioni. Quindi, ragazzi, ora sono tornata a casa e vi dico un po' le mie impressioni. Comunque sia, lo posso aggiungere tra le mie altre
esperienze di vita che ho avuto anche oggi. Se vi capiterà di andare a Shibuya e passerete davanti a quella chiesa, vi ricorderete magari anche di me, forse. O magari vedrete la chiesa e direte: no, qui non bisogna entrare. O magari ci entrate e cominciate voi anche a cantare lì, oh, non lo so. Quindi ragazzi, è tutto per questo video, è tutto per questa volta. Scusate, stavo un po' con la testa così, me ne sono accorta adesso guardando lo schermo che stavo tipo... non lo so, come... non vorrei dire, non mi viene in mente l'animale. Non è lo struzzo, vabbè, è un altro tipo di animale. Quindi siamo dritti. Quindi ragazzi, ci vediamo al prossimo video, ci vediamo alla prossima avventura. E grazie per essere stati in questo video. Ciao!